Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video dell'Impero delle Tenebre. Sono Kyo e oggi voglio parlare di Read Only Memories Neurodiver, che è un'avventura misto tra punta e clic, avventura narrativa in pixel art, uscita recentemente, perché è uscita a fine maggio su PS4 e PS5, è cross buy. Purtroppo non ha l'italiano, ha un paio di lingue europee e quelle asiatiche, ma non ha l'italiano, quindi peccato. È probabilmente la cosa che la rende più difficile da apprezzare. Infatti il gioco in sé è teoricamente non so bene se un sequel, è un gioco in realtà parallelo a Read Only Memories 2064, che era appunto degli stessi autori ma uscito precedentemente. Vediamo se, perché non mi ricordo mai gli autori. No, no, ok, qua c'è. E il bello è come l'hanno strutturato, perché ricorda davvero tanto un vecchio gioco degli anni 80 in pixel art. L'hanno strutturato nello stesso modo, però con una trama più moderna. Qua appunto abbiamo il Neurodiver. E se avete già giocato a Read Only Memories 2064, troverete anche alcuni di quei personaggi in questo nuovo capitolo. Diciamo che poi mi sembra che non ne avevo mai parlato di quello. They are strange. Quindi magari poi ci farò anche un video per quello, per parlarne, perché era un gioco valido, ma l'avevo giocato, mi sembra, su PS Vita, quindi la versione PS4 dovrei averlo in cross buy. Era ancora l'epoca dei giochi cross buy, quindi dovrei poterlo avere anche appunto sulla PS4, poi vedo e se mai ne parlo. E ripeto, è un punta e clicca vecchio stile, perché bisogna appunto muovere il cursore e interagire. E poi durante la trama noi interagiremo con dei personaggi e dovremo scoprire appunto cosa è successo, il perché di certe situazioni. E il fatto comunque che sia anche tutto parlato è notevole, è un indie alla fin fine, ma molto curato, che prende spunto da giochi del passato e lo rende però molto godibile, nonostante la tipologia di gioco sia quella classica di un punta e clicca, quindi non è un'avventura narrativa di quelle tipo della Telltale o di Quantic Dream, che sono praticamente dei film interattivi. Non è però neanche un punta e clicca vecchio stile tipo quelli della LucasArts. I'd love to watch some TV right now, but I need to focus on memorizing this manual. I'd love to watch. Ok. Sono un po' bloccato. Cos'è che dovrei fare? Non si sa.
devo andare sulla freccia per chiudere. Diciamo che su console non è proprio comodissimo. Eh sì, questo mi ricorda tanto i vecchi punta e clicca, perché appunto dovevi capire cosa fare. Posso però salvare quando voglio, questo già è piacevole. That's the neurodiver. And they're very cute. And easy. Ok. Diciamo che è molto vecchio stile anche perché non c'è un minimo di tutorial che ti spiega tasti o cosa fare, dove andare. Molto molto snervante. Quindi bisogna anche essere nel mood giusto per entrarci un po' in... Diciamo sì, ok, l'ho già fatto. Oh no. The neurodiver. Yep, that. The neurodiver is in that's. Yes. And that spurt can create a psychic link between any intelligent life form, the host, via the neurodiver. Just. Okay. The neurodiver should any fragment neurological disease such as Alzheimer's Ok. disease, see appendix 4, physical trauma such as concussion, the In realtà dovrei neurodiver praticamente mi sa leggere il libro wide senza le variety. distrazioni di quello che c'è intorno. Ok. Però è bello come hanno realizzato anche le sequenze, chiamiamole filmato, come se sarebbero state fatte, diciamo, sullo SNES. Questo davvero è un'avventura di quelle punte e clicca delle prime RPG o dello SNES. Il fatto che muovano però la bocca è una figata. È uno di quei titoli molto particolari, deve piacervi perché appunto non è come un gioco della Telltale o dei Super Massive Games che alla fin fine ti prendono, o meglio, si lasciano guidare. Qua devi innanzitutto leggere un botto, ed è per questo che il fatto che sia completamente in inglese e non ci sia l'italiano, ma se magari conoscete altre lingue europee potrebbe fare al caso vostro, però io l'avrei preferito in italiano per immergermi senza fatica, perché adesso poi quando lo vorrò rigiocare seriamente, appunto, lo ricomincio da zero perché adesso non presto tanta attenzione ai dialoghi. Però appunto vi volevo far vedere un po' com'è, anche perché era da tanto che era stato annunciato. A un certo punto mi ero praticamente dimenticato della sua esistenza. Well, for one thing, think of the kind of testimony we can get from someone who otherwise couldn't E speak or had some quindi kind of damage to their poi me lo memories. sono trovato lì, tra l'altro quando era uscito c'era anche lo sconto per gli utenti Plus, quindi l'ho preso Dive into memories subito. to uncover the E real truth adesso about che something that siamo in someone who missed. quest'estate un Someday, pochettino the neurodiver might calma, want to help non più di justice be tanto, ma served. comunque ci sono le uscite abbastanza distanziate da permettermi di provare, giocare anche titoli minori e andare a Okay, riscoprire un so po' like a di psychic detective. avventure, platform old school. Infatti sto facendo anche un po' di video registrati direttamente da PlayStation 3 perché I mi guess you can messo un call it po' a that, sure. giocare. Well, no E matter what you call it, quindi, you're doing it almeno without per missing me, a beat. giocato nel mood giusto, questo Neurodiver è un gioco molto intrigante. Non lunghissimo, dovrebbe comunque avere dei bivi a seconda delle scelte che fai, però comunque è appunto un gioco piacevole. Uno di quei titoli,
soprattutto con questa grafica in pixel art old school, che per me, per il mio gusto personale, è molto meglio di quelle che invece vantano, per così dire, quella grafica un po' più moderna, stilizzata, che però appunto non mi dà lo stesso feeling. Is a furry. Che A furry? carino. Cool down, Afford. This is Crow. Wow, a real bona fide Esper. Thought you guys were Perciò, just per me è some un kind of titolo conspiracy valido. theory. Tra l'altro costa comunque poco perché in generale costa sui 20 euro a prezzo pieno, quindi se poi magari lo trovate anche scontato, ma già a prezzo base è molto economico e può essere interessante, proprio perché Sorry, se I've avevate never già seen an Esper apprezzato before. 2064 I heard o you all had golden cose eyes, più o but meno similari, tipo Coffee Talk e anche Valhalla, che era molto carino, I guess they're a dead giveaway. diciamo che è un tipo di gioco che si rifà a uno stile retro, ma lo fa non tanto per scimmiottarlo senza cuore, ma proprio perché gli autori si vede che hanno un certo feeling Crow, con quei this is titoli PS88. e All residents, ancora take down oggi Commander Dagrax. questo stile può essere interessante, può essere funzionale. E ti aiuta a creare un gioco che abbia una sua personalità invece di Wait, what? scimmiottare semplicemente i giochi più moderni. Super diving Infatti, io into memory and preferisco recover what you've done. quei classici in pixel art fatti bene che non i titoli 3D mediocri che hanno invaso gli store digitali. Infatti, su Steam. Ok. That's me. Expert E in all things zero insomma, diver. per molti, solo per il concetto della grafica old school potrebbe non essere un titolo intrigante, invece per me PS88 è is the best that appunto diving is for. uno We just dei saved motivi per cui ero interessato, avevo già preso appunto il primo gioco e perciò davvero ve lo consiglio. Infatti è passato comunque molto inosservato She was just perché non saying ne ho she visto hoped a new recensioni, hero non ne ho diver to sentito bring parlare justice to e the un po' mi world. dispiace. Anch'io appunto non mi ci sono dedicato I don't know about subito justice, perché but devo if you can entrare help nel me, mood certainly per worth vivere pushing for. un'avventura del genere e soprattutto perché è in inglese. Però effettivamente adesso che ho un pochettino di tempo, o meglio, ho dei momenti di buco tra un giocone e l'altro, anche se far uscire i vari Monster Hunter Stories e Shin Megami Tensei 5 Vengeance lo stesso giorno è come al solito una bastardata cosmica, Peace of mind is a perché kind of sono tre justice. Sick. GDR veramente belli e abbastanza longevi tutti lo stesso giorno. Can I just Però have a parte quello, gay io praticamente family non talk ho for altro one da sec? giocare di novità, o meglio, non ho altre grosse novità che voglio giocare subito, quindi posso recuperarmele più avanti, giochi in digitale o le uscite One sec. secondarie. E effettivamente c'è da dire che Take your time. questo è un gioco di quelli anche abbastanza rilassanti e in questo momento, infatti, se avrete notato nei video che sto facendo, dai, Who is this chiediamogli guy? le maggiori informazioni. Ma in generale io appunto sto ritornando molto sui titoli narrativi, Just an old sui buddy and titoli cool. incentrati sulla storia e soprattutto Being titoli un pochettino più warrior, you're a rilassanti soulless machine proprio programmed. perché ne ho anche bisogno. Cioè,
quindi per rilassarmi un po', per staccare appunto la spina, per potermi riacclimatare, per poi fare dei giochi un pochettino più seri, ecco che titoli come Neurodiver secondo me sono ottimi. Qualità prezzo molto alta, poi se amate la pixel art appunto è un gioiellino, e anche comunque la trama, se è all'altezza del primo capitolo, ma da quello che ho capito dalle poche recensioni inglesi che ho trovato lo è, diciamo che potrà anche sorprendervi. Perciò io direi che questa prova adesso non posso uscire, ok? Devono continuare i dialoghi. Comunque non voglio andare troppo avanti, anche perché poi me lo ricomincio e mi seguo bene i dialoghi e vedo di dare le risposte che maggiormente rientrano in quello che voglio fare come caratterizzazione del personaggio. Poi magari per platinarlo, per fare i trofei e quindi seguire certe ramificazioni, userò una guida, però almeno la prima volta me lo voglio giocare liberamente. Intanto non è che sia come il predecessore, appunto non è un gioco lunghissimo, però comunque consiglio sempre a tutti, anche i giochi Telltale, le avventure narrative in generale, di giocarle una prima volta a sentimento, perché farle proprio con la guida che ti indicano per forza cosa fare, cosa rispondere per fare un trofeo o per avere il finale migliore, è molto costrittivo, è una di quelle cose che non mi piace. Infatti da quel punto di vista ho amato tantissimo i vari Life is Strange, perché non ti costringono a fare cose troppo specifiche, ma semplicemente ok, e insomma quelli sono titoli che io mi gioco molto volentieri seguendo l'istinto, e poi quando effettivamente bisogna fare i trofei c'è una modalità apposta. Qua invece mi sa che bisognerà ricominciarlo da capo, però può anche andare bene. Ripeto, appunto, lo vedo come un gioco per rilassarmi, per poter staccare un po' la spina e immergermi in un titolo che riesca ad essere appunto accattivante. E anche solo per questo tipo di grafica, per queste piccole genialate che secondo me lo fanno davvero sembrare un titolo old school rimasterizzato, ne vale la pena. C'è anche un certo umorismo, comunque non è una di quelle storie troppo serie che affaticano il giocatore, perché alcune visual novel giapponesi sono davvero dei mattoni, non solo per i discorsi ridondanti che fanno i protagonisti ogni tanto, ma anche per il fatto che effettivamente per anche delle piccole cazzate si prendono dannatamente sul serio. Qua già invece ho visto un bel po' di umorismo, di battutine, di simpatia che riescono a far anche sdrammatizzare un po' la situazione e rendono giochi del genere molto ma molto più diciamo leggeri da affrontare, sopportabili anche magari per chi non è proprio appassionato. Io devo dire che lo sono abbastanza, però devo essere nel mood giusto, e diciamo che adesso, dopo tutti quei mesi di gioconi immersivi lunghissimi, quasi 130 ore a Like a Dragon Infinite Wealth, diciamo che ho bisogno anche di giochi che durano al massimo una decina di ore e che comunque riescono a prendermi, con personaggi interessanti, con situazioni intriganti, senza però diventare un pozzo dove buttarmi e stare dietro a quello senza fare altro. Quindi il piacere appunto
di poter godere di un'avventura del genere, per me è tanta roba. Spero che questo possa interessare anche a voi. Infatti, ripeto, non voglio andare troppo avanti perché questo è uno di quel genere di giochi che secondo me va vissuto. Sì, ti devi un po' informare per sapere se può rientrare nei tuoi gusti, se effettivamente è uno di quei giochi che può piacerti, però informarsi troppo, guardare troppi gameplay rischia anche di farti, per così dire, non solo spoiler, ma di toglierti il gusto della sorpresa, che è un po' diverso, perché poi sapere troppo di quello che succederà, di quello che puoi fare nel gioco, ti smorza un po' l'entusiasmo. Invece la scoperta, il giocarlo, vivere appunto certe situazioni pad alla mano, è una cosa decisamente molto ma molto più intrigante. Poi davvero questo è uno di quei titoli che dovrebbe entrarti dentro, o meglio è una delle cose che cerca di fare, e perciò invece che guardarsi dei filmati o delle sterili recensioni, provarlo pad alla mano è una cosa molto ma molto più piacevole. Quindi spero che il video vi possa aver fatto capire com'è il titolo, com'è appunto il gameplay, ma poi se appunto questo già vi intriga, vi consiglio di prenderlo e appunto giocarci voi stessi, perché è una di quelle cose che vanno molto sul soggettivo. Ogni persona se la vive magari in una certa maniera, anche perché puoi fare delle scelte specifiche, e effettivamente il bello di questi giochi è viverli un po' come preferisci. Poi, essendo più punta e clicca, può piacere anche un po' la risoluzione di qualche enigma, del fatto di dover cercare oggetti, interagire con cose particolari che devi trovarti, quindi ripeto, ha un gameplay diverso dalle visual novel a cui ci hanno abituato appunto i giapponesi o gli americani ultimamente, che però sono praticamente in realtà dei film interattivi. Però almeno mi fa piacere parlarne, farlo conoscere. Perché è comunque una di quelle cose che effettivamente non vedo fare da tanti altri. Sarò anche io strano che mi piacciono certi tipologie di gioco molto di nicchia, però c'è la gente che ha fatto degli svarioni per i trailer del DLC di Elden Ring, che cioè sono dei trailer... Va bene, ok, però si è parlato più di quello che non dei giochi che sono usciti in quel periodo, è una cosa allucinante. E infatti a me fa piacere di parlare anche di titoli così secondari, perché mi fa piacere appunto condividerli, diffonderli e far sapere che esistono, perché se lo meritano. Detto ciò, quindi direi che io vi saluto, o meglio, come al solito vi invito a iscrivervi al canale e a lasciare un commento per dire la vostra su cosa ne pensate di questo genere di avventure narrative, perché appunto quelle che sfruttano la pixel art sono poche, ma appunto come Coffee Talk, Valhalla, sono giochi che secondo me sono incredibili, sono davvero piacevoli e riescono ad essere molto interessanti, anche se ancora più di nicchia delle visual novel più classiche e moderne. Però comunque mi fa piacere sapere anche cosa ne pensate voi. Detto ciò, spero che il video non vi abbia annoiato, anzi che vi abbia fatto conoscere, magari intrigare su questo gioco, perché Neurodiver è un gioco passato un po' troppo in sordina, ma che secondo me ha del grande potenziale e che appunto adesso pian piano incomincerò a giocare e cercare di godermi appieno.
Detto ciò, quindi, io vi saluto e vi aspetto al prossimo video.